Nelle case dei cristiani viene preparato il presepe. Nella sua semplicità, il presepe trasmette speranza. Ognuno dei personaggi è immerso in questa atmosfera. Prima di tutto notiamo il luogo in cui nacque Gesù, Betlemme. Betlemme non è una capitale e per questo è preferita dalla provvidenza divina che ama agire attraverso i piccoli e gli umili. In quel luogo nasce il figlio di Davide, tanto atteso, nel quale la speranza di Dio e la speranza dell'uomo si incontrano. Poi guardiamo Maria, madre della speranza. Con il suo sì ha aperto a Dio la porta del nostro mondo. Il suo cuore di ragazza era pieno di speranza, tutta animata dalla fede. E così Dio l'ha prescelta e lei ha creduto alla sua parola. Nella grotta contempla il bambino e vede in lui l'amore di Dio che viene a salvare il suo popolo e l'intera umanità. Accanto a Maria c'è Giuseppe. Anche lui ha creduto alle parole dell'angelo. E guardando Gesù nella mangiatoia, medita che quel bambino viene dallo Spirito Santo e che Dio stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, Gesù. In quel nome c'è la speranza per ogni uomo, perché mediante quel figlio di donna Dio salverà l'umanità dalla morte e dal peccato. In quel presepe ci sono i pastori che rappresentano gli umili e i poveri che aspettano il Messia. In quel bambino vedono la realizzazione delle promesse e sperano che la salvezza di Dio giunga finalmente per ognuno di loro. Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto materiali, non attende la salvezza di Dio. Ma mettiamoci questo in testa, Le proprie sicurezze non ci salveranno. La sicurezza che ci salva è quella della speranza in Dio. I piccoli, i pastori, sempre confidano in Dio, sperano in Lui. E gioiscono quando riconoscono in quel bambino il segno indicato dagli angeli. È proprio il coro degli angeli che annuncia dall'alto il grande disegno che quel bambino realizza. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. La speranza cristiana si esprime nella lode e nel ringraziamento a Dio che ha inaugurato il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Cari fratelli e sorelle, la speranza è entrata nel mondo. Sarà veramente una festa se accogliamo Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della nostra storia personale e comunitaria. Ogni sì a Gesù che viene è un germoglio di speranza. Sì, Gesù, tu puoi salvarmi. Buon Natale e speranza a tutti. Christus is not just ex-mar-